Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, direi che i tempi sono abbastanza maturi per passare alla video recensione completa del Nexus 7, ultimo gioiellino di casa Google prodotto da Asus. Dunque, vi chiederei, prima di iniziare, cortesemente, per quanto vi è possibile, di commentare direttamente l'articolo sul nostro sito, perché in questo modo abbiamo la possibilità di rispondervi e di essere più veloci nel comunicare con voi, e vi ringrazio per questo. Intanto andiamo avanti. Dunque, abbiamo visto da cosa è composto nei precedenti video, adesso andiamo a vedere un po' meglio come si comporta. Dunque, parto un attimino da dirvi come mi sono trovato. Bene, mi sono trovato bene perché il terminale è assolutamente fantastico, si comporta benissimo, ergonomicamente è molto buono, la forma è bella, pulita, si riesce a portare tranquillamente in giro, non occupa tantissimo spazio, è nella media degli altri tablet della sua categoria da 7 pollici. Dunque, una cosa che avevo apprezzato durante la prima presa in mano sono i tasti laterali messi su questa bombatura nella parte bassa, perché praticamente frontalmente spariscono dal profilo, come si può, non si riescono a vedere. Nella realtà dei fatti, nell'uso di tutti i giorni, sinceramente li ho trovati un pochettino scomodi, perché non, almeno personalmente, non riesco a trovarli facilmente, e se il tablet è appoggiato come in questo caso sono quasi impossibile da premere, specie per me che ho le mani piuttosto grosse. E altra nota assolutamente dolente di questo terminale, che ho visto in rete, è una questione che è capitata a diverse persone, è un po' l'assemblaggio. Abbiamo detto, è gommoso dietro, plastica, Gorilla Glass davanti. Adesso, se riesco, vi faccio vedere a cosa mi riferisco quando parlo di assemblaggio. Allora, se vedete, spero di riuscire a farvelo vedere, il display da questo lato rimane qualche decimo di millimetro sotto il bordo. Come vedete, come mi allineo, il display sparisce, non si vede più. Da questo lato invece, lo capovolgo, credo che si riesca a vedere abbastanza bene, il display rimane sollevato rispetto al bordo di qualche decimo di millimetro. Dunque, diciamo che di per sé potrebbe non essere un grandissimo problema, anche se sinceramente, se non l'avessi in prova ma l'avessi comprato, me lo sarei già fatto cambiare, e lo dico senza nessuna remora, perché io sono un po' schizzinoso per queste cose qua, e è una questione che non mi piace. In più, una pressione su questo lato del display porta delle distorsioni dell'immagine, che adesso andremo a vedere. E dunque, vi dicevo, andiamo a vedere. Allora, intanto sblocchiamo il dispositivo. Perfetto. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere le distorsioni che crea il display. Vado a zoomare. Spero che la telecamera riesca a tenere a fuoco. Allora, vediamo. Vedete? Io sto premendo sul bordo e nonostante tutto si crea quest'onda. La cosa non avviene nel momento in cui, aspettate che mi sposto così si vede meglio la questione, nel momento in cui io vado a premere di qua. Qua posso premere anche molto vicino al bordo, che non dà nessunissimo tipo di problema, vedete? Mentre invece da questo lato qua, sì. Vedete? Non serve che vado vicino, basta semplicemente rimanere qua, che il problema direi che è evidente. Dunque, ripeto, me lo sarei fatto cambiare e non ho problemi ad ammetterlo. Andiamo avanti, però vediamo un po' in più, un po' meglio l'insieme del dispositivo. Dunque, potrebbe essere la video recensione più breve della storia del mondo, perché potrei semplicemente dire che è un Galaxy Nexus che non telefona. Ovviamente l'interfaccia è quella, il sistema operativo è quello. Secondo me qua si vede lavorare bene il Tegra 3 fino a un certo punto, nel senso che la fluidità è assolutamente estrema, è molto, come potete vedere, si nota molto l'effetto burro di Jelly Bean. È proprio molto burroso, da sotto un certo punto di vista è più burroso del Galaxy Nexus.
In realtà, devo essere sincerissimo, non trovo tutta questa diversità di utilizzo e di fluidità tra questo e Galaxy Nexus. Sì, ha sicuramente delle peculiarità questo, soprattutto nel caricamento delle pagine internet e in altre situazioni. Però via, non così stravolgenti. Andiamo avanti. Di cosa parliamo? Parliamo del reparto audio. Reparto audio, faccio una piccola premessa, non so chi lo sa, chi non lo sa, comunque da qualche video recensione a questa parte non utilizzo file memorizzati all'interno del dispositivo, utilizzo file che tengo in cloud per due motivi. Il primo è che mi consente di utilizzare sempre gli stessi file senza nessun tipo di compressione o di modifica da parte del terminale. Il secondo motivo è che in questo modo possiamo anche vedere come lavora il wifi e la connessione. Perché? Perché le video recensioni le faccio sempre nello stesso posto, sempre con la stessa linea telefonica, sempre con lo stesso operatore, sempre con lo stesso router wifi. Quindi nel momento in cui poi cambierò, vedremo un altro, vi avviserò per avere un altro tipo di riscontro. Ma fino a quel momento tutti i terminali vengono provati con gli stessi file e con lo stesso sistema. Dunque, partiamo dal lato musicale. Lato musicale. Proviamo ad andare ad ascoltarci una canzone, ve la faccio sentire, facciamo partire una canzone a caso, vediamo un pochettino. Allora, così il volume al massimo, ok? La cassa è dietro, in realtà in questo modo qua fa leggermente cassa armonica, se lo giro si perdono, secondo me, molti bassi. Il suono è piuttosto alto. Devo dire che è molto più bello e più pulito in cuffia che così. Il volume, secondo me, non è altissimo. Ho provato a terminare con volumi molto, ma molto più alti, eh. Proviamo un attimo un'altra canzone di un altro album, che a volte anche gli album hanno i loro pro e i loro contro. Andiamo a vedere una canzone a caso, ma sì, spariamoci qualcosa di italiano, giusto per. Pulito. Ma non altissimo come volume. E comunque toni molto alti, eh. Bassi quasi inesistenti, a meno che non lo vado ad appoggiare, che allora nel momento in cui l'appoggio va a fare cassa di risonanza, probabilmente il suono si sente. Comunque, ripeto, non è male, è sicuramente migliore in cuffia. Andiamo a vedere un video. Il video, intanto ascoltiamo anche l'audio del video. Come al solito ce lo andiamo a prendere da Dropbox. Ok. È il solito video, ormai lo conoscete tutti, è il mio video preferito quando devo fare queste recensioni. Andiamo a farlo caricare. Ok. Audio sicuramente buono, però sentite che perde un po' nel momento in cui lo vado a tirare su. Il video è decisamente molto fluido. Appena appena qualche piccolo scatto, ma niente di che. Sicuramente molto meglio di quanto abbiano fatto dei altri contendenti. E direi che anche qua ci siamo. Passiamo sempre molto rapidamente, che vorrei farvi vedere quante più cose possibili senza diventare logorroico. Passiamo a vedere un gioco. Ok.
ne faccio partire una a caso, tanto io gioco veramente poco, specie con i tablet non ho moltissimo tempo. Addirittura su questo forse ci ho giocato una volta, se ci ho giocato, vediamo un pochettino. Diamogli il tempo di caricare. Intanto vedete, scusate, sposto un attimo la videocamera, ok. Yes, other nuclear missiles were also an excellent indicator. Sarah, was that sarcasm? No, I will attempt to locate alternate frequencies. Bello, molto fluido. Sentite l'audio. Tanto vedete anche la fluidità delle azioni, è veramente notevole, molto buono. Ovviamente qua si nota tutta la potenza del Tegra 3, perché qui a comandare lui. Sinceramente, nell'uso quotidiano, se devo essere assolutamente onesto, mi aspettavo un qualcosina di più, nel senso che pensavo che la diversità fosse decisamente più evidente, cosa che in realtà poi vedremo più avanti con altri vari focus con anche i confronti, direi che non è, però comunque è un gran bel terminale. Vabbè, come funziona l'abbiamo visto, adesso è inutile che stiamo a giocare a fare chissà che cosa, tanto io questi giochi qua sono veramente scarso, come si può facilmente capire. Andiamo avanti. Proviamo a caricare adesso molto rapidamente, vi faccio vedere una mappa. Proviamo a caricare Google Maps, ce lo andiamo a gustare su questo bel display. Devo dire che ha una risoluzione veramente ottima, la risoluzione è sicuramente molto molto bella, si apprezza molto. Adesso vediamo un pochettino, prendo un punto a caso, qui da noi non è neanche, le immagini non sono neanche il massimo, comunque via, vedete funziona tutto, il pinch to zoom è decisamente molto preciso e quasi sempre veloce. Vedete, nella realtà, per così dire, le mie aspettative su questi movimenti qua erano un po' diverse. E in questo caso qua sta scaricando la mappa di volta in volta tramite wifi e in teoria l'elaborazione poi avviene tramite il processore. Come potete vedere, la mappa sarà sicuramente molto pesante, però nel momento in cui non è sempre così pronta a mostrarmi quello che voglio vedere, però forse a volte sono io che mi rendo conto, sono un po' troppo esigente. Andiamo molto velocemente a vedere un'immagine, anzi no, chiedo scusa, ve la faccio vedere con la galleria stock, che non si sa mai. Dunque vediamo un pochettino, tipo proviamo a prendere questa, pinch to zoom velocissimo e precisissimo senza nessunissimo tipo di problema. Andiamo a vedere la navigazione internet. Dunque, sapete tutti quanti, non c'è il flash player, diventa Chrome Mobile il browser predefinito.
Andiamo sul sito, sul solito sito della Repubblica. Intanto chiedo scusa, metto a posto lo zoom, spero che si sia visto tutto fino a questo momento, che mi ero dimenticato lo zoom. Comunque, allora passiamo a rendi disponibili offline. Allora, richiedi sito destro. Questa è la velocità di caricamento. Ci metto un attimo, è un po' la questione di Chrome che a me lo fa spesso. Sicuramente è meglio che su altri dispositivi. Pinch to zoom rapidissimo. Vedete? Qui assolutamente ineccepibile. Doppio tap. Questa cosa qua della parte bianca che ritarda nel caricamento è una cosa che a me di Chrome dà particolarmente fastidio, con altri browser spesso non capita. Però come potete vedere, molto ma molto buona. Andiamo sul nostro sito che non ha problemi di versione mobile oppure no. Qua non c'è neanche da dirlo che la connessione è sempre quella, vedete? Parte dopo un attimo. Parte dopo un attimo. Sinceramente ho visto, ripeto, suppongo, io do la colpa a Chrome perché me lo fa anche su altri dispositivi, però a volte è piuttosto fastidioso. Non mi sento di imputare tutta la colpa al terminale, ecco, penso che Chrome faccia la sua parte sotto questo punto di vista. Proviamo ad andare su un altro sito tipo ce ne andiamo sotto, ce ne andiamo su XDA, vediamo un po' cosa succede. Vedete? Stessa cosa, adesso poi carica, eccolo. Però doppio tap, pinch to zoom velocissimo, in un attimo poi si ha l'immagine a disposizione ed il gioco è fatto. E anche la navigazione in internet l'abbiamo vista. Direi che più o meno le cose salienti le abbiamo viste tutte. Curiosità, passiamo alle curiosità veloci. Vi faccio vedere. Sapete che in versione stock non può scattare foto dalla fotocamera frontale, c'è una semplicissima applicazione sul market che consente di farlo. Ecco qua, è la classica interfaccia telefonica che conosciamo, scusate, telefonica, fotografica che conosciamo di Android, e ci permette di scattare foto e fare video. Magari farò qualche